Malgioglio a Mattino 5, vi dico io tutta la verità dell'armadio. Cristiano Malgioglio su Cecilia e Ignazio, la verità sull'armadio della casa del Grande Fratello VIP. Cristiano Malgioglio ha regalato nuovi sorrisi agli italiani proprio nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci. Il noto cantautore ha dato tutto se stesso all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Il paroliere ha avuto modo di tornare a parlare della sua avventura, cercando di spiegare le emozioni provate in questi circa tre mesi. Tra le tante cose raccontate, l'ex Beffino ha voluto svelare la sua verità riguardo alla vicenda dell'armadio di Cecilia e Ignazio. Cristiano è stanco di sentire così tante bugie sul conto della coppia, tant'è che ha voluto chiarire una volta per tutta cosa è realmente accaduto, cercando di difendere nel migliore dei modi la Rodriguez e Moser. Mattino 5, Cristiano Malgioglio ha fatto pace con Belen grazie a Cecilia. Cristiano Malgioglio è stato intransigente e ha ribadito a gran voce la sua verità riguardo alla tanto chiacchierata storia dell'armadio. La situazione di Cecilia e Ignazio, io stavo preparando la pizza. Loro a un certo punto hanno detto andiamoci a nascondere. Io li cerco, non potevo immaginarmi dentro l'armadio. Se tu pensi, in 48 secondi cosa potevano fare? Era uno scherzo con me. Il paroliere ha anche voluto ribadire la sua opinione nei confronti dell'Argentina e non solo. Cecilia è una ragazza stupenda, meravigliosa. Pensa che grazie a Cecilia ho fatto anche pace con Belen. Lei ha fatto questo post in cui mi ha chiesto scusa. Sono pazzo anche di Jeremias. Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio, parole speciali per Luca Onestini. Insomma, Malgioglio è felicissimo di aver avuto modo di conoscere determinate persone all'interno della casa più spiata d'Italia. A quanto pare, l'uomo è rimasto piacevolmente colpito anche da Luca Onestini. Una cosa molto bella, questo ragazzo pur avendo 24 anni, parlavamo di tutto. Lui assimilava tutto, stava zitto e ascoltava. Era l'unico che voleva sapere le cose del passato. Luca è stato per me una sorpresa bellissima. Riguardo alla lite con Predolin, invece, l'opinionista non ha niente da dire, per lui la questione è chiusa.